Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il Consiglio ha approvato la legge di modifica statutaria proposta dall'Ufficio di Presidenza che riduce il numero dei consiglieri da 60 a 50 e degli assessori da 14 a 11. Dalla prossima legislatura, inoltre, gli assessori esterni, cioè non consiglieri, non potranno essere più di 3. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Sono molto soddisfatto dell'approvazione di questa modifica statutaria. Credo che Piemonte abbia dimostrato ancora una volta di sapere dare delle risposte importanti, magari in un momento contingente e difficile, che però non conclude il nostro impegno, anzi è una cosiddetta seconda fase di un impegno che ha già generato nei primi 2 anni e mezzo di legislatura importanti risparmi e importanti scelte di riduzione. Nell'ambito del taglio ai costi della politica è stata approvata con 52 sì e un no dei pensionati la proposta di legge, frutto dell'attività del tavolo di concertazione, per stabilire nuovi tagli su indennità e rimborsi dei consiglieri. Il provvedimento riduce alcuni rimborsi e prevede verifiche di regolarità sulle spese dei gruppi. Sono 5 gli emigrati ad avere ricevuto il premio Piemontese nel Mondo 2011. Il riconoscimento, consegnato a Palazzo Lascaris, è andato a Don Bartolomeo Bergese, Celestina Fortina e Carla Merlone Squatrito per meriti in campo sociale, Adriana Cristina Crolla per meriti in campo letterario e Marco Rosano per meriti in campo artistico. Don Bartolomeo Bergese. E sono contento di dedicare questi miei ultimi anni della vita ai problemi sociali, soprattutto con i contadini poveri del nord-est del Brasile, bambini disabili, ragazzi di strada e anche un centro di promozione dei diritti umani, perché sentiamo che è molto importante aiutare le persone. Adriana Cristina Crolla. Vengo dall'Argentina, dalla provincia di Santa Fe. Sono di quinta generazione, i miei antenati sono arrivati nel 1870. Io sono insegnante all'Università del Litorale, insegno letteratura italiana, studio molto sull'immigrazione italiana dalle mie parti. Sono fiera di far conoscere tutto questo tanto in Italia quanto in Argentina. Da oggi l'accesso a leggi e banche dati del Consiglio regionale diventa più agevole e veloce. Basta registrarsi sul sito istituzionale alla voce Info Atti del Consiglio e con un semplice clic si ricevono informazioni aggiornate via email su temi che vanno dall'agricoltura alla sanità, dagli enti locali alla cultura, dal turismo alla caccia. L'enogastronomia come eccellenza, difesa della qualità e opportunità di sviluppo è il tema di copertina del terzo numero di Notizie, il magazine della Regione Piemonte da pochi mesi rinnovato nella grafica e nei contenuti. La pubblicazione è anche sfogliabile in formato elettronico sul sito www.cr.piemonte.it. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.